Dopo 33 anni il Napoli conquista il suo terzo scudetto e lo fa sul campo dell'Udinese. Alla squadra partenopea bastava solo un pareggio, ma la serata è stata piena di emozioni. Siamo in piazza del Plebiscito, mancano pochi minuti all'inizio della partita e i tifosi hanno già iniziato a festeggiare. Speriamo bene che oggi sarà molto fortunato. Caceremo, salteremo, gioiremo. Napoli, forza, campioni d'Italia! I tifosi sono radunati nei vari bar e ristoranti, stanno tutti guardando la partita. Appena arrivato il gol dell'Udinese, l'atmosfera si è raggelata. Ce la vogliono far soffrire fino alla fine, ma ce la faremo. È arrivato il gol del Napoli e il pareggio. In questo momento il Napoli è campione d'Italia. Scende in strada a festeggiare. È indescrivibile, grande Napoli, grandi ragazzi, è la riscossa di un popolo. Perché la riscossa? Perché tutta l'Italia è contro di noi e oggi il Napoli ha riscattato un popolo. Tutti i tifosi stanno raggiungendo piazza del Plebiscito. La festa va avanti per tutta la notte, la città è presa d'assalto dai tifosi in delirio. Lei è il re di Napoli stasera! No, siamo tutta la città che siamo re, io rappresento un po' tutti, però siamo tutti, guarda, guardate intorno, è un'esplosione di emozioni, non si può spiegare, bisogna viverla. Alle 2 arriva la tragica notizia della morte di un ragazzo di 26 anni, ucciso dai colpi di un'arma da fuoco. Alla fine saranno 45 le persone finite in ospedale per malori e ferite.